Buongiorno. Buongiorno. Giustina. Tazza di latte. Crispy. E io. Succo di pomodoro. Ecco io che sto facendo pubblicità. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, un cazzo. Io ho passato una delle notti più tragiche della mia vita, cioè non se ne poteva più. Cioè, c'era un ragno di 5 cm e un casino terribile dentro la tenda perché tirava un vento tragico. Ma aspettavo la strega di Blair, anzi mi auguravo a questo punto la strega di Blair, almeno non era sì signori, preferivo la strega di Blair ai ragni stamattina. Poi stamattina esco fuori alle tipo le 8, non so, un sole accecante dentro la tenda. Vado sotto le coperte, niente. Esco fuori dalla capsula notturna e ci stava un ragno lì di fianco. Io, mamma, se ne va a fanculo. L'ho flittato subito e ciao. Comunque, vi avverto, non me ne frega niente, ma non sono ancora andata, cioè sono andata in bagno ieri sera, non sono andata nei bagni perché erano troppo lontani. Aspettate che devo buttare le immondizie tutte le... Non ci sono andata nel bagno ieri sera, l'ho fatta fuori perché almeno era buio, preferivo non vedere che cavolo ci fosse e basta. Comunque, come adesso è mattino, sono ancora in pigiama, gli altri dormono, non la guarda Giustino. E però mi dispiace perché c'è la gente qua, sento che ride lì, svaccata sui tavoli, in mezzo agli insetti, ma non tanto gli insetti, in mezzo ai ragni. E basta, c'è questa fissa dei ragni, c'è proprio una grandissima rottura di coglioni. Comunque, comincia il secondo giorno di campeggio e sarà anche l'ultimo. Eccola, c'è la nostra tenda con la tendina di Lorelai, che sento già che si lamenta, cioè. C'è un gran silenzio, l'unica che fa casino è la Lore, che ha qualche problema con, sempre, con il suo o cibo o Riccardo o qualcosa. Dopo una frugale colazione fatta di una torta molto piena di ciliegie che sembravano gommose, gommose intendo Haribo, adesso faccio vedere la strada che ci vuole dalla nostra tenda al bagno, per questo che non sono andata ieri. Vieni Lore, al bagno, pronti, se ce la faccio. Allora, ecco, si parte, troviamo, dunque, laggiù verso, dobbiamo andare, ecco, proviamo ad andare verso di qua, sì, eccoci qua, questo è solo l'inizio della strada. Poi dobbiamo trovare una staccionata perché ho trovato la scorciatoia. Cos'è la scorciatoia? Cioè una parte dove si fa meno strada. Allora, poi dobbiamo andare giù di qua. Oh, attenzione! Lei stava per cadere. Ok. Cosa ha fatto il cazzo? Oddio! No, era soltanto una tutto a posto? Sì. Ok, da questa parte del pendio, che tutto dimmi di notte con il buio che non c'è una luce neanche a pagella, qua come faccio ad andare in bagno con questa cosa ripidissima? Non c'è neanche una luce. No, neanche una luce, no. Allora poi bisogna andare giù di qua all'albero, scendere verso questo, ecco qua, guarda. Quegli gradini fatti di tronchi di albero. Oh my gosh, aspetta che cerco di non cadere. Ok, vieni, ok. E bisogna andare tutto giù di qua. Ok. No, non vi preoccupate. Manca ancora mezz'oretta al bagno. Cioè io questo lo dovrei fare di notte senza un lume. Ecco perché tengono
Ok, ci siamo quasi. Stiamo arrivando verso la fine dei primi gradini e ho fatto la scorciatoia perché sennò avrei dovuto fare quelli. Comunque, e adesso scendiamo. Allora, ok. Ok, ancora un altro po' di strada. Un altro po'. Ok. Oh oh oh. Qua rischiamo di cadere ogni minuto. Ok. Forza ragazzi, lo so che questa è una parte pallosa del video, ma dovevate vedere dove stavano i bagni. E qua ovviamente qua tutto bosco, tutto intorno. Così non si poteva. Non è che si può. Oddio! Questo è tra l'altro terreno disconnesso. Infatti tu dici la faccio fuori dalla tenda perché. Oh my gosh, proprio perché poi la fase più faticosa è tornare di sopra. Vero Lorelai? Una gamba alla volta, sì. Ok, una gran fatica, lo so. Ok, e adesso voi direte come faccio ad andare avanti che c'è l'albero nel mezzo? Nessun problema, io ho optato per girare intorno all'albero usando come gradini le sue radici. Ecco, vieni, 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 vieni. Ok, eccoci arrivati ai bagni. Lì ci si può lavare. Anche lì. Anche qua, che lì si può lavare. Qua ci sono invece i bagni. Degli altri. Ecco qua, siamo arrivati al bagno. Ce la siamo fatta. Ciao. Ecco, finalmente qualcosa di interessante. Lucertoline appena nate. Presto, corri. Oh, guarda, abbiamo anche trovato una splendida cavalletta verde. Di quelle. Vabbè, penso giovani perché. Oh, è un grillo. È un grillo. Ottimo. Vabbè, allora abbiamo quello. Poi abbiamo trovato diversi tipi di falene, piccole, medie, alla besciamella. Falene. Ciao papà, sei venuto anche tu a vedere i vari modelli di falene presenti andiamo in bagno. Andiamo a vedere le falene. E poi guarda cosa abbiamo trovato papà, un mini grillo e il maxi grillo. Non è un grillo, è una cavalletta. Giusto, campeggio giorno 2 e the return. È finito un giorno prima perché Albi deciso che un'altra notte così non potevamo farla in quanto io troppo aracnofobica sono riuscita a dormire meno di quanto dormo a casa. E Albi, poveretto, anche lui non è riuscito a dormire, quindi cosa molto rara, quindi per lui non sopportabile. E la loro, nonostante abbia dormito come una ghira tutta la notte, dice che è stanca. Ma comunque stanca il camping lei. È molto bello, ve lo consiglio. Sì. Il camping Camandoli è veramente splendido, le persone sono veramente gentilissime, si mangia bene. Il cibo è buonissimo, le tende sono stupende, ma non è che puoi controllare i ragni. Comunque, cioè, abbiamo visto praticamente solo una lucertola. Abbiamo visto praticamente solo una lucertola piccola così, solo una. E qualche cavalletta, niente. Ed interessa. Vabbè, vari tipi di falene, come abbiamo visto dalle registrazioni. Ma più che altro ragni, ragni su ragni su ragni, che non ce ne frega. L'unica cosa che non ce ne fregava niente dei ragni, abbiamo visto quelli. Invece gli altri insetti che andavamo cercando non c'erano. Poi soprattutto bruchi non se ne è trovati, che non si sperava di trovare qualche bruco interessante da guardare, no? Notate la parlata che si è pian piano allargata al toscanismo con in 30 secondi. In 30 secondi, purtroppo ascolti una volta, non ne esci più. Vabbè, adesso stiamo tornando indietro, nonostante. Vabbè, è andata male. È andata male ed è sempre colpa dei ragni. Allora, se sti ragni portano guadagno, come dice Lucia, il ragno porta guadagno, io dovrei essere stracicca, stragiga,
extra milionaria. Forse dovrei interessarmi di quei soldi. Forse. Comunque, se volete venire qua a questo camping di Camaldoli, si paga, mi sembra, 30... Quanto a notte? Ah, poco. 35, in totale si paga 35 a notte e noi eravamo tre. 35 in totale. Sì. Ciao, ci vediamo dopo. Siamo venuti a mangiare un'altra volta la schiacciata di Camaldoli a Camaldoli, cioè a due secondi di macchina da dove eravamo prima. E adesso siamo qua per intervistare i miei compagni di campeggio. Per primo intervisteremo G-Dreams. Allora, dimmi tutto, cioè come è andata? Che cosa, come è andato? L'esperienza complessiva, un dettaglio? Scegli tu quello che vuoi dire. Quello che fa uscire dal cuore le parole, finché c'è voce. Finché c'è voce, c'è una bellissima rietta, qui si sta benissimo, tutto bello. Peccato per la notte di ieri, ma può capitare. Specie se siete gli sprovveduti cittadini alla ricerca dell'avventura. E beh, io mi sono divertito molto, a dispetto di tutto. E a dispetto dei 15 minuti di paura di ieri sera. Vabbè, 15 minuti di paura, cioè, vedi te, ti ritrovi in testa uno schifo che mai, una vedova nera gigante. E il posto comunque, il Camaldoli lo conosco benino, è veramente molto bello, molto tranquillo, anche in stagione turistica, come potete vedere. Però è piccolo, quindi è facile che si riempie di macchine. Se passate da queste parti, fate la traversata Toscoromagnola, venite qua perché è un luogo decisamente ameno. E poi molto più su c'è l'Eremo, noi siamo nella zona monastero che è più a valle, visitate anche l'Eremo perché ne vale la pena. Ok, allora invece cosa vuoi dire? Campeggio, è stato bello? Sì, molto bello, c'era anche un gatto, un gattone. Come si chiamava il gatto? Principessa si chiamava il gatto. E adesso cosa hai ordinato? La schiacciata con che? Con la ciccia. Con la ciccia, con i funghi veramente, però vabbè. Con i funghi. Oddio, una goccia sulla manica. Grazie. Ecco, questa è la focaccia di Camaldoli, che era cotta, appena cotta, e ho preso funghi e porcini. Da allora ho preso soltanto funghi perché è fissata. E lui ha preso salame di cervo. Adesso stanno mangiando. Guarda che lì c'è la mamma con la piccola, hai visto? Piena di farfalle. È qui, guarda, questa qui è la piccolina. E questa è la sua mamma. Stanno mangiando adesso. In questi fiori prelibati. Ah, guarda che bella questa. Guarda lassù quelle arancioni. Ah, eccone una, molto bella, anzi due, una piccola, queste bianche, piene di farfalle questi fiori. Adesso abbiamo finito di mangiare, guardiamo un po' le farfalline volanti. Le farfalle sono molto delicate. Sono sempre qua. E stiamo concludendo il nostro giro a Camaldoli e abbiamo visto almeno un po' di cose. Adesso abbiamo mangiato la schiacciata, ce ne torniamo a casa alla conclusione del nostro campeggio. Però insomma, vabbè, a parte i ragni tutto bellissimo, comunque la missione la faccio, non sono tipo da campeggio. Il grande fuori non è per me. Grazie amici di Cute & Chic, al prossimo unboxing che è meglio.